Cuori nero azzurri, bentornati qua su Orgoglio Bauscia. Allora, oggi un video un po' particolare, anche come avete letto dal titolo. Un video, diciamo, che gli youtuber famosi chiamano video sfogo. Un video che sinceramente non mi andava tanto di fare, però secondo me è giusto mettere, diciamo così, i puntini sulle i. Insomma, l'Inter ieri ha ufficializzato Hakan Çalhanoğlu e, a mio modesto parere, come mi sono già espresso sul video, proprio quando praticamente il giocatore era praticamente ufficiale, insomma, l'altro ieri, da ieri, quando appunto il giocatore è ufficiale, sono venute fuori un sacco di critiche da parte di alcuni, li chiamo gli interisti medi. Gli interisti medi sono quelli che criticano e basta, quelli che, diciamo, salgono sul carro con il bandierone, pronti poi a scendere subito quando c'è magari qualcosa che non va bene, no? Io appunto li chiamo gli interisti medi, no? Gente che non ha realmente a cuore l'Inter, e ahimè ce ne sono tanti. Io ho sempre ritenuto questi personaggi, questi pseudo tifosi, il vero male dell'Inter, e lo sono ancora tuttora. Però adesso secondo me si è raggiunto veramente un livello incredibile. Cioè, all'Inter succede purtroppo il problema Eriksen, una tragedia sfiorata, quindi diciamo siamo contentissimi che Eriksen si sia ripreso e credo possa avere una vita normale, me lo auguro, però sulla sua possibilità di ritornare in campo ci sono dei dubbi, no? Non si sa, l'ho detto anche nel video dove parlavo di Çalhanoğlu, insomma, si parla di 6 mesi prima di capire se realmente potrà tornare a giocare in Italia o eventualmente, come molti dicono, in Italia ha smesso di giocare, quindi vedere se l'Inter eventualmente lo riuscirà in quel caso a mandare a giocare da un'altra parte, magari cercando anche di venderlo. Ora, ripeto, io non so se in questi casi ci sono assicurazioni in merito, come funziona, quindi rimaniamo sul fatto che l'Inter ad oggi ha un giocatore importante in meno, però la cosa che conta è che lui sia in questo momento con la sua famiglia. L'Inter cosa fa? Si trova spiazzata, perché era convinta di avere lì un giocatore importante. Anche lo stesso Simone Inzaghi, da quello che si leggeva, puntava molto su Christian Eriksen. Si trova spiazzato dopo quello che è successo. L'Inter si trova spiazzato dopo quello che è successo. Il sostituto, diciamo, di Christian Eriksen è Stefano Stensi, che è un ottimo giocatore, ma l'abbiamo già detto, sta più in infermeria che in campo. L'Inter cosa fa? Si muove in maniera, secondo me, perfetta, e va a prendere un eccellente parametro zero come Hakan Çalhanoğlu, scippandolo al Milan, prendendo un giocatore che è perfetto per Simone Inzaghi. Tanto è vero che anche questo Simone Inzaghi aveva chiesto se ci fosse la possibilità di prenderlo. L'Inter riesce a prenderlo, e gli interisti medi cosa fanno? Criticano la società. Siamo passati da Eriksen a Çalhanoğlu. Ma io dico, cioè, avete rotto il cazzo. Cioè, avete rotto il cazzo. Cioè, ma chi speravate che l'Inter potesse andare a prendere? De Bruyne? Non lo so, ditemi voi qualche altro nome. Non so, c'è un Iniesta ventenne? Andare a prendere, che ne so, Jorginho Wijnaldum, che è andato a 10 milioni e passa di ingaggio al Paris Saint-Germain? Non so, ditemi voi quali sono i giocatori che secondo voi l'Inter sarebbe potuto andare a prendere. Soloni, che mi verrebbe voglia anche qua di insultarvi. Cioè, ditemi voi quali sarebbero i giocatori che l'Inter avrebbe dovuto andare a prendere, sapendo che non si possono spendere soldi, sapendo che l'Inter deve fare un mercato autofinanziato. Cioè, tu hai la possibilità di andare a prendere un giocatore come Hakan Çalhanoğlu, che lo so anch'io che non è un fenomeno, lo so anch'io che Christian Eriksen è più forte,
Lo so anch'io che ci sono giocatori più forti di Akan Çalhanoğlu, ma è un ottimo giocatore, un discreto giocatore, come ho spiegato anche nel video. È un giocatore che conosce la Serie A, non gli devi spiegare nulla, conosce già la lingua, che è molto importante. Verrà messo in una zona di campo dove lui sa già giocare, mezzala sinistro, eventualmente dietro la punta, dietro le punte, se Inzaghi magari in qualche partita potrebbe giocare con col trequartista dietro le due punte, fare un 3-4-1-2. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Di che cazzo vi lamentate sempre? Di che cosa cazzo vi lamentate? Di Hakimi che sarà venduto? Lo sapevamo che almeno un giocatore forte sarebbe dovuto andare via, lo sapevamo. O avete vissuto sulla luna o su qualche montagna sperduta fino all'altro giorno, lo sapevamo. Ma lo ribadisco, se l'Inter dovesse vendere solo, infatti il mio giudizio è sospeso fino alla fine del mercato, a differenza vostra che già giudicate, a differenza vostra che è già tutta una merda per voi interisti medi di sto cazzo, per voi è tutto, fa già tutto schifo. Io aspetto a giudicare, aspetto fine mercato, perché se l'Inter dovesse vendere veramente soltanto Hakimi e qualche esubero tipo Nainggolan, che poi farò un video anche sul signor Raja Nainggolan prossimamente, João Mario, qualche giovane tipo Pinamonti o così, e l'Inter riuscì con i soldi di Hakimi riesce poi ad andare a prendere un vero sostituto a destra, si parla di Manuel Lazzari, io farei carte false per poter riuscire a prendere Manuel Lazzari. Sarà difficilissimo perché lo Tito sicuramente non te lo regala, e dopo il fatto che gli ha portato via l'allenatore sicuramente è ancora molto più difficile. Già sarebbe stato difficile in condizioni normali. Io sarei contentissimo se riuscissimo a prendere Manuel Lazzari, perché sarebbe l'unico giocatore, secondo me, ad oggi, poi magari ce ne sono altri forti che io non conosco, che secondo me ci farebbe rimpiangere poco Hakimi, per quanto Hakimi sia nettamente più forte di Lazzari, sia chiaro. Però come tipo di giocatore, secondo me Manuel Lazzari sarebbe un giocatore perfetto per rimpiazzare Hakimi. Quindi aspettate, abbiate almeno la decenza di aspettare fine mercato, perché una società si ritrova dal giorno alla notte un problema come quello di Christian Eriksen, sapendo di non poter andare a spendere soldi in questo momento, e si fa trovare pronta, come ho detto sempre nel video dell'altro ieri, e va a prendere Akan Çalhanoğlu, vuol dire che la società sa quello che deve fare, vuol dire che al timone della nostra società c'è un signore che si chiama Beppe Marotta, che sa quello che deve fare, non è uno sprovveduto. Il nostro top player in questo momento, nel momento del calciomercato, si chiama Beppe Marotta. Ci dobbiamo affidare a Beppe Marotta, e l'ha dimostrato un'altra volta. Difficoltà, si inserisce anche su imbeccata del procuratore di Çalhanoğlu e lo porta a casa. E noi portiamo a casa un giocatore che l'anno prossimo sarà super titolare nell'Inter, super titolare, perché ripeto, su Eriksen ad oggi non si hanno certezze, purtroppo. E la stessa cosa, e la stessa cosa sia su Sensi, anche perché poi leggevo che Sensi potrebbe rientrare in qualche trattativa di mercato. Ma detto questo, ad oggi l'Inter non si è fatta trovare preparata, di più, perché ha preso il meglio che c'era sul mercato con le possibilità attuali dell'Inter, ovvero ha preso un giocatore, un ottimo giocatore, un discreto giocatore, usate il termine che volete voi, alle migliori condizioni possibili. Quindi piantate di rompere le palle per ogni santa cosa che fa l'Inter, perché voi, comportandovi così, non siete tifosi dell'Inter, non lo siete. Si critica in questo caso del mercato a fine mercato, quando si vedrà la rosa che verrà messa a disposizione di Simone Inzaghi, allora lì si capiranno veramente a cosa punterà l'Inter l'anno prossimo. Perché lo dico adesso, se l'Inter vende solo Hakimi e riesce a mantenere la squadra e a puntellarla dove serve, noi siamo ancora più forti in campionato, più forti di tutti,
e anche gli altri lo sanno, a parte che non mi sembra di vedere la Juventus per esempio che stia comprando nessuno, ovviamente ad oggi, finché non la Juventus, i gobbi devono sperare di vendere Cristiano Ronaldo, perché se non vendono Cristiano Ronaldo faranno un mercato anche loro non low cost, di più. E il Milan altrettanto, che crede di pagare i giocatori con le noccioline e poi si ritrova senza due titolari fondamentali come Donnarumma e Çalhanoğlu. Anche se adesso i milanisti fanno tutti i fenomeni, sono contenti di aver dato via Çalhanoğlu. Vediamo chi prendono. Certo, se prendono, come ho detto l'altra volta, prendono Kai Havertz o un altro giocatore di quel livello, l'ho migliorato. Ma vedendo che sono braccini corti, che lì è ancora peggio, lì non è che non possono vendere, lì non è che non possono spendere, non vogliono spendere, che è ancora peggio, poi capiremo tante cose, no? Perché se poi perdi Çalhanoğlu e non hai il sostituto, poi ridiamo. Comunque ragazzi, questo ripeto era un video sfogo, perché ripeto, secondo me a volte si esagera veramente tantissimo quando si parla di Inter, in una maniera vergognosa secondo me, e cercate di essere più positivi e piantatela di rompere le palle per qualsiasi cosa, perché ad oggi l'Inter sta facendo quello che deve fare, sta facendo un eccellente calciomercato, anzi ad oggi è l'unica squadra che probabilmente si è mossa per i giocatori che gli interessavano. Ok ragazzi, dai, quindi per il momento io vi saluto. Scusate se ho usato qualche parolaccio in questo video, ma veramente non se ne può più. Quindi io vi saluto, auguro agli interisti medi di essere un po' più obiettivi da qua in avanti, e noi ci rivedremo sempre qua sul mio canale YouTube, ma come dico sempre, nel bene e nel male, sempre forza Inter.